Rispetto a ciò che diceva lei prima, sì, insomma, ci riconosciamo all'interno anche di quel documento. Le reti comunque associative italiane che si occupano di emergenza-urgenza, di volontariato, sono tre. Oggi mai io posso dire come oggi stanno lavorando in sinergia, che sono ANPAS, Croce Rosse e Misericordia d'Italia. Stiamo facendo un lavoro, anzi ringrazio le senatrici Boldrini e Cantù perché probabilmente per la prima volta hanno coinvolto le reti nazionali per discutere e dare il proprio contributo anche ai disegni di legge che oggi sono in discussione. Quindi hanno tenuto in considerazione molto e questo ci ha fatto molto piacere, abbiamo dato tutti noi il nostro contributo lavoro fatto dalla Commissione e ci riconosciamo all'interno di questi documenti, ma riteniamo sempre di più che il mondo del volontariato debba essere considerato una parte importante del sistema di emergenza-urgenza preospedaliera, proprio perché abbiamo visto anche qui dati che sono quelli relativi alle attività regioni, zone dell'Italia, insomma, dove i soccorritori, quindi le ambulanze e i soccorritori, sono prevalentemente in quei territori dove il mondo del volontariato è maggiormente rappresentato. E quindi il mondo del volontariato è sicuramente una componente importante, non sostitutiva del sistema pubblico, ma una componente importante che in questo momento deve avere e deve essere considerata e avere il giusto ruolo all'interno del sistema. Grazie.